Devo dire la verità, io non mi ero messo d'accordo con Linda, ovviamente il professore della Chiesa sulle cose da dire. Però Linda diceva prima che lei pretende conoscenza. Spiacevo, sì. No. Diceva, lei pretende conoscenza. Il professore della Chiesa prima si è detto che questa non è una norma facile che richiede cultura e conoscenza. Allora, io, proprio perché sono di fronte al pubblico di ragazzi universitari, mi sentirei di dire poche cose, ma che spero costituiscono uno stimolo per andare avanti nella comprensione di questo fenomeno. Ma prima, alcuni dati volevo darvi di cose che ho visto. Allora, nel 2015 Rodolfo Sacco, un civilista famoso, scrive Il diritto muto. E sostanzialmente una raccolta di scritti dove dice che sostanzialmente lui quando fa comparazione, si tratta di un civilista, si trova un po' in difficoltà perché è affetto da una mentalità addosso delle idee, frutto di tanti anni ovviamente di studio, che poi non riesce a verbalizzare, non riesce a comunicare ai suoi colleghi. E parla di questo diritto muto come un insieme di conoscenze giuridiche difficilmente verbalizzabili. Nel 1990 Sacco aveva scritto una voce del digesto di Scivino Privatisti intitolata Criptotipo, dove esprimono sostanzialmente gli stessi concetti. Ancora nel 2015 Sistemi Intelligenti, che è una rivista dal Mulino, esce con un numero monografico intitolato La conoscenza tacita e parte da un esempio molto banale per dire appunto da dove si inizia e dice tutti noi sappiamo andare in bicicletta, però se ci dovessimo spiegare come andare in bicicletta, come viene distribuito il peso, non tutti sarebbero in grado di fare questa operazione. Ecco che dice la rivista, noi sappiamo più di quanto sappiamo dire. Cioè esiste una serie di conoscenze che fanno parte del nostro bagaglio culturale, frutto di precedenti esperienze, rapporti, cose lette, cose fatte, che abbiamo difficoltà a verbalizzare. Ancora, e poi arrivo al punto, nella linguistica esiste una disciplina che si chiama pragmatica. La linguistica si divide essenzialmente il campo in tre filoni. La sintassi, quella che impariamo a scuola per la grammatica. La semantica, che dà il significato alle parole. Cerchiamo di capire qual è il significato della parola. E la pragmatica. La pragmatica è una disciplina che sostanzialmente ha avuto un'autonomia da circa 30-40 anni. E studia come il contesto influisce sul linguaggio. Se un appartenente a un'organizzazione criminale si rivolge e chiede come stanno i vostri figli che vanno a scuola in via Paravia, lui non sta chiedendogli, ovviamente, non vuole sapere, non gli interessa come stanno i vostri figli, ma sta dicendo altre cose, sta mandando un messaggio. Ecco, questa è una banale esemplificazione di come il contesto influisce sul messaggio. Ora, perché ho iniziato a interessarmi, continuo a interessarmi a questo bagaglio di conoscenze che ognuno di noi si porta dietro come una specie di occhiale con cui deve essere in grado di leggere la realtà? Perché, è quello che diceva Ilda prima, bisogna conoscere per capire. E allora, vi faccio due esempi tratti ovviamente dalla fantasia. Come si possono avere gli occhiali sbagliati per leggere questi fenomeni? A è un soggetto appartenente a un'organizzazione mafiosa che finisce in carcere per reati comuni. In carcere viene minacciato e vessato perché vogliono sostanzialmente che venga obbligato a fare. Allora lui manda il messaggio fuori, va dal capo dell'organizzazione mafiosa
E sostanzialmente gli dice: beh, fatti vedere per favore la prima occasione che abbiamo in tribunale, io sono in cella con quello che mi minaccia, e fatti vedere, questo tuo fatti vedere sarà sufficiente per proteggermi da ulteriori sanzioni. Ove per avventura, di fronte a un comportamento di questo tipo, ampiamente diciamo provato, un giudicante dicesse che non è possibile che un vecchio, con la sua sola presenza, possa far mutare il comportamento, sia in grado di incutere minaccia, perché una persona anziana notoriamente non incute minaccia, ove questo accade, significa che questa persona non ha più gli occhiali, quella visione necessaria per occuparsi di questi fenomeni. Secondo esempio, ove noi abbiamo un imprenditore che si intesta fittiziamente beni dell'associazione mafiosa, si presta a ricevere dell'oro rubato, e comportamenti di questo tipo, e abbiamo provvedimenti magari giudiziari passati in giudicato che mandano, diciamo, esente da responsabilità l'imprenditore, perché si legge: è persona ben inserita nella società, con una famiglia regolare e un lavoro imprenditoriale gestito in modo positivo. Ecco, ove questo accada, vuol dire che la persona non ha gli occhi adeguati per leggere. Allora, di fronte a questa conoscenza tacita, che deve essere il bagaglio di cui, diciamo così, coloro che si occupano in veste di investigatori, di pubblici ministeri o di giudici, questo bagaglio implicito che una persona deve avere, io credo che valga anche il seguente paragone. Cioè, è come se facessi io processi per responsabilità professionale d'amianto e nel motivare le mie decisioni non tenessi conto della scienza medica. Perché anche la pragmatica, quello che dicevo prima, l'influenza del contesto sul linguaggio, anche questa è una scienza, scienza dello spirito, deve essere delle scienze fisiche sicuramente, ma anche questo deve essere conosciuto. Perché se non conosco queste cose, se non conosco questa tematica, direi prettamente extragiuridica, perché attiene alla linguistica, io non potrò mai affrontare seriamente alcuni problemi. E come si crea allora questa conoscenza condivisa, questa conoscenza comune, questa conoscenza che, dicevo, è inespressa, ma che alcune volte probabilmente bisogna ancora di più esplicitare? Direi dall'esperienza, questo è un primo dato importante. Farle tanti, vedere tante volte queste cose, affrontare tante indagini di questo tipo. Ma scendiamo ancora più nel concreto. Come si crea questa conoscenza tacita? Didier De Milano, su impulso del DILDA, ha instaurato un servizio di monitoraggio. Cioè, in sostanza, tutte le procure distrettuali, distretto di Corte d'Appello di Milano, tutti gli organi investigativi presenti sul territorio di competenza della DILDA di Milano, di fronte a qualsiasi fatto che, seppur lontanamente, può avere una valenza, diciamo così, di criminalità organizzata, trasmettono mensilmente questi dati, in modo che poi vengono valutati dai pubblici ministeri della DDA e eventualmente il fascicolo richiamato dalla procura distrettuale. Ora, questo sistema, se da una parte garantisce una sorta di centralità delle informazioni ed è in grado di, diciamo, intervenire su questi fenomeni abbastanza celermente, dall'altra deve avere degli organi investigativi capaci di leggere il fenomeno, perché se non si è capaci di leggere il fenomeno, magari un episodio a bassa intensità violenta, come può essere per esempio l'incendio minimo di una macchina, se non viene letto con gli occhi adeguati, viene assolutamente scartato e non valorizzato per quello che magari è un inizio di intimidazione mafiosa. Ma proprio questa conoscenza tacita, frutto dell'esperienza,
a mio avviso dovrebbe portare anche a pensare di rivalutare il tema dei tribunali distrettuali. Cioè, vale a dire, oggi tutte le investigazioni in materia di criminalità organizzata sono investigazioni, insisto, concentrate a Milano. Per cui, se succede qualcosa a Lecco, Pavia, Como, attinente alla criminalità organizzata, le investigazioni vengono fatte dalla DDA di Milano. I processi invece devono essere fatti nel luogo dove avviene il fatto, Como, Pavia, Varese, così. Con tutti i problemi che questo comporta, perché un conto è fare un processo di criminalità organizzata ogni 5 anni, un conto è fare un processo di criminalità organizzata, non dico tutti i giorni, ma questo crea una specializzazione, questo crea una, diciamo così, conoscenza tacita del fenomeno, per cui alcune cose non c'è neanche bisogno di spiegarle. Non si vedrà mai magari in alcuni casi che si assolve una persona perché ha una famiglia regolare. Ancora, l'argomento stimola un'altra riflessione e mi trovo perfettamente in quello che diceva il professore Della Chiesa. Di fronte a norme come il 416 bis, un concorso esterno di un'associazione mafiosa che indubbiamente presentano un deficit di tassatività, e questo ce lo diciamo, e dove la giurisprudenza ha indubbiamente un ruolo riempitivo, ecco che questa giurisprudenza, per riempire di contenuto norme carenti in termini di determinatezza, ha bisogno di conoscenze extragiuridiche, ha bisogno di conoscenze antropologiche, ha bisogno di conoscenze sociologiche, ha bisogno di conoscenze dalla linguistica, cioè tutte discipline che possono aiutare a comprendere il fenomeno mafioso, perché se uno si limita a studiare la norma non capirà mai assolutamente nulla. E qui è l'aggancio con il libro di Turone, perché io avevo letto già le precedenti versioni e questa costante attenzione a discipline al di fuori del diritto. Se voi leggete, soprattutto in nota, vedete moltissimi riferimenti a libri di carattere storico, voi vedrete molti riferimenti a libri di carattere sociologico che consentono di riempire una norma che è un po' indubbiamente vuota da questo punto di vista, che ha bisogno di essere riempita di contenuti. Allora, la, diciamo così, conoscenza tacita consente di evitare sottovalutazioni del fenomeno, quello che dicevo prima, il non sapere adeguatamente sviluppare, non avere quella sensibilità per giudicare determinati fatti. Le conoscenze extragiuridiche consentono anche di evitare indebite sopravvalutazioni. Cosa dico? Cosa intendo per indebite sopravvalutazioni? Allora, spesso i media, televisioni, giornali soprattutto, quando parlano di queste tematiche utilizzano termini piuttosto evocativi. L'essere contiguo, l'essere coinvolto nelle indagini, infiltrato, vicino a. Ora, come funziona la comunicazione in questi casi? Funziona che se io vi dico contiguo, voi immediatamente andate a pensare a qualcosa anche di oltre il significato della parola, perché contiguo ad associazioni criminali, coinvolto nell'indagine, vuol dire mille cose. Vuol dire che magari non è stato intercettato, si è capito che non c'entrava assolutamente niente. O magari vuol dire che c'entrava molto. Però quello che voglio dire è che alcune volte si dà una sopravvalutazione di questi fenomeni attraverso un linguaggio non consono, quasi a sporcare, diciamo così, inutilmente le persone. E la conoscenza, in questo caso, del fenomeno, come evita sottovalutazioni, è in grado di evitare indebite sopravvalutazioni. Ecco allora il messaggio che credo che arrivi dal libro di Turone. Quello che salva è la conoscenza. E una conoscenza di
a cui non c'è mai sostanzialmente fine. Se vedete Giuliano in alcuni capitoli riporta sentenze del giorno prima, c'è proprio un aggiornamento quasi ossessivo. Ma questo aggiornamento ossessivo non è giornalismo, è a mio avviso questa esigenza di conoscere sempre di più, conoscere per capire il fenomeno che abbiamo di fronte. E conoscere per capire il fenomeno presuppone attingere a discipline anche extragiuridiche. Grazie.